In archivio la 31esima edizione della Festa dell'Olio di Pergine, manifestazione che ha portato nel fine settimana i produttori del territorio nel centro del paese. Bilancio sicuramente positivo, è un'annata buona anche per la produzione di olio, un'altissima qualità, una quantità discreta. Sono 6-7 produttori locali che sono quelli che producono e commercializzano l'olio. C'è poi dopo tutta una serie di piccoli produttori che mantiene anche il territorio, mantiene gli oliveti che ci sono, e anche quelli hanno un ruolo fondamentale nell'economia e nella gestione di un territorio. Presente alla manifestazione anche Confagricoltura con alcuni produttori. Un'eccellenza all'olio extravergine di oliva di Laterina Pergine, comune inserito fra le città dell'olio della Toscana. Sosteniamo questa produzione di eccellenza, il nostro territorio rappresenta un olio veramente di altissima qualità e quindi è meritevole di essere rappresentato anche con l'associazione agricola. Alta qualità dell'olio con basse rese, un bilancio del 2024 confermato anche dai produttori che promuovono l'evento. Pare sia andata molto bene, c'è stata affluenza, sicuramente ha giovato il tempo, però siamo molto soddisfatti. Abbastanza bene, abbiamo venduto abbastanza, c'è stata molta gente. Buona annata, sì, sembrava molte olive ma poca resa in realtà, poco olio. Produzione di quantità bella elevata, diciamo, qualità altissima direi, molto superiore rispetto agli ultimi anni. Il problema è stato un po' nelle rese al frantoio, che avendo piovuto molto, diciamo che la resa è stata molto bassa.